diverse regole del gioco e che può quindi creare questa regione facile di cui adesso diciamo stremato da questo tipo di posti si parla. Grazie Presidente. Proprio due minuti, sapendo che avete atteso tanto, però non sono stato né a teatro né in albergo, sono stato in una televisione impegnativa dove ho trovato il presidente in scadenza, nervosissimo, che non mi voleva far parlare. Puoi immaginare se è possibile impedirmi di parlare. Se vi accomodate vi voglio chiedere un supplemento di aiuto e poi vi lascio tornare alle vostre libere case. Intanto grazie, vi chiedo scusa di nuovo del ritardo. Molti di voi mi hanno sempre aiutato negli appuntamenti elettorali e sono sempre andati bene. Io anche un po' per scaramanzia ho voluto reincontrarvi, anche un po' per scaramanzia, che mi avete portato fortuna anche in altre occasioni. Se dovessi dire tra adesso e le altre volte, le condizioni sono migliori adesso, a giudicare dai sondaggi, che non hanno il valore della realtà i sondaggi, perché poi c'è bisogno di quel segnetto particolare che viene scritto il giorno del voto su quei benedetti fogli speciali e pidimati. Però tutti i sondaggi sono convergenti, mi danno tra 10 e 12 punti di vantaggio rispetto al candidato visibile. Poi c'è un candidato invisibile, pare di grande gradimento estetico, ma che io non incontro mai, anche oggi non ho incontrato la ragazza di 5 Stelle. Che cosa vi chiedo? Primo, fate sapere che io le cose che dico le faccio. Secondo, se nessuno mi invaluda la strada, faccio anche di più quello che abbiamo fatto in passato. Terzo, c'è tanto da fare in questa regione. Io ho visitato in lungo e in largo questa regione, la conoscevo bene, l'ho visitata anni fa, l'ho ritrovata qualche anno fa e poi adesso ho fatto circa 14.000 km di ascolto, di confronti, di incontri con una dedizione fisica che è francamente straordinaria. Ci manca 30 per andare a 31 per fare in modo che le famiglie abruzzesi possano avere fiducia nel futuro. Quali sono i tre grandi problemi che ho trovato? Uno lo sapete anche voi. Non c'è corrispondenza tra il lavoro che si è prodotto e il lavoro che è richiesto. Si è prodotto un quantitativo di lavoro che non riesce a coprire tutta la forza lavoro disponibile. Ci mancano all'appello 90.000 posti di lavoro. Dire solo questo sarebbe un giornalista. Siccome voglio fare l'amministratore della regione, come si fa a trovare 90.000 posti di lavoro in più? Io do tre indicazioni. Primo, c'è bisogno di recuperare risorse finanziarie, e noi possiamo recuperare comodamente di quello che sta girando adesso. 200 milioni di euro possono essere recuperati facilmente, 40 milioni di euro dalla spesa farmaceutica, 60 milioni di euro dalla mobilità passiva della sanità. Noi abbiamo 42.000 persone che ogni anno partono dall'Abruzzo, vanno fuori regione a cercare cure, prestazioni di diagnostica, quando si potrebbero trovare in Abruzzo. E soltanto lo spostamento di 42.000 persone fuori regione pesa 72 milioni di euro. Io dico 60 milioni che recuperiamo, 60 più 40 della spesa farmaceutica, perché c'è un punto unico di acquisto, ma non c'è un punto unico di distribuzione personalizzata rispetto alle caratteristiche del malato. C'è un macchinario che consente la quantificazione personalizzata del farmaco e quindi consente di risparmio. Non si acquista questo perché si pensa che così questa condizione di disordine produca gioia e sorriso in capo a qualcuno che fa affari, che non si sa bene chi sia. 100 milioni di euro li possiamo recuperare dai Global Service, che è la modalità di acquisto di beni e servizi per gli ospedali: calore, energia elettrica, manutenzione, lavanolo, ristorazione, guardiania, reception telefonica e pulizia. Tutto questo può essere oggetto di risparmio per un valore di 100 milioni di euro. 200 milioni di euro recuperati così, con delle misure che possono essere pensate e praticate nell'arco di 30 giorni, riescono a finanziare investimenti straordinari con un mutuo, per esempio. Ma sono spese ripetute ogni anno, che noi ogni anno possiamo trasformare in economie di 200 milioni di euro all'anno a favore delle politiche attive. 100 milioni di euro possono uscire dalle royalty in più per l'energia idroelettrica abruzzese. Il valore dell'idroelettrico abruzzese per l'Italia è 2,5 miliardi di euro, ma tutto nelle tasche di Enel.
Noi oggi prendiamo da 2,5 miliardi di euro soltanto 12 milioni di royalty. Vi pare una cosa sostenibile? Perché non si è avuta la determinazione, il coraggio e la fermezza di fare gare per stabilire chi deve gestire le reti idroelettriche abruzzesi. Io non chiedo prelievi sovietici, ma chi si aggiudica la gestione delle reti idroelettriche deve versare al rialzo royalty a favore dell'Abruzzo, almeno moltiplicandole per 7, per 6, 12 per 7 fa circa 70, fa circa 90, 95, 100, insomma, fino ad arrivare ad un'ipotesi credibile che è questo numero. Abbiamo 1,5 miliardi di euro che ci arriveranno dai FAS, dai fondi dell'ambiente e dai fondi dell'agricoltura. 470 milioni sono quelli dell'agricoltura, il fondo regionale, il piano di sviluppo rurale, e poi ci sono 700 milioni circa di fondi FAS. Come gestire questo? Evitando che finiscano nelle mani delle società di mediazione amministrativa, facendo in modo che vadano tutte all'indirizzo delle società che devono produrre ricchezza, delle imprese vere in carne e ossa che producono ricchezza. E poi mettiamoci a lavorare con quella risorsa che a me piace molto, che è la flessibilità amministrativa. Chiunque decide di investire in Abruzzo deve contare su procedure straordinarie e accelerate. In 2 giorni noi dobbiamo dire di sì a chiunque investi in Abruzzo. Vi farò un giro delle procure per spiegare che la mia intenzione è questa, per spiegare che noi ne abbiamo bisogno, produrre economia. E faremo in modo che si riorganizzi tutto il sistema sanitario per la diagnostica. Insomma, qui i macchinari per fare diagnostica sanitaria devono lavorare H24, ricontrattualizzando le prestazioni di lavoro di chi ci lavora e dando una regola organizzativa al personale, una regola organizzativa rispetto, insomma, a quello che succede nella filiera cittadino-paziente, perdita di autonomia, manifestazioni di debolezza e fragilità fino alla patologia, che è la parte estrema che poi incontra le prestazioni ad alta o bassa densità medicale. Ma tutto questo chi ci deve pensare? La standa, l'UPI, chi ci deve pensare? O la regione con la compiutezza dei suoi poteri? Io sono convinto che si potrà fare quello che serve fare l'Abruzzo. Ho girato in lungo e largo Porto di Ortona, è capace di produrre nell'arco di 12 mesi 600-700 milioni di euro di investimenti privati. Non c'è uno che si faccia carico di dire di sì a chi vuole investire. Parlo del Porto di Ortona, ma per non dire, per esempio, nella Marsica, dove un grande colosso privato, la San Carlo Patatine, vuole investire 300 milioni di euro, lì non si è trovato uno che dicesse di sì. Che quelli chiedevano in quanto tempo mi dite di sì, e ognuno se n'è andato a casa sua. Insomma, io ho intenzione di usare i poteri dell'ente regione. Ho intenzione di fare in modo, per esempio, che in Abruzzo vengano presi in braccio i fiumi che sono così malati, così carichi di malattie, fino ad arrivare a condizioni tumorali. Pensate al fiume Eterno Pescara, che per la manutenzione al porto noi facciamo costare 13 milioni di euro la manutenzione, quando il valore è di 2 milioni di euro, per via degli scarichi depositati nel limo che determinano così complessa l'attività di manutenzione. Anche lì risorse recuperate che devono essere destinate per rieducare quegli scarichi, rieducarli, renderli compatibili, fare in modo che ciascuno faccia la sua parte, il privato prima di tutto e poi anche il pubblico, reimpiegando quelle economie. Di che cosa ho bisogno da parte vostra? I dipendenti in genere, quelli che hanno attinenza con i pubblici uffici, contattano centinaia di persone. In questa regione è caduta l'ambizione, non c'è più ambizione in questa regione. È come se nessuno credesse più in niente. Tutto quello che accade, accade all'insegna della pigrizia, del disinteresse. Io vi voglio dire, è possibile fare in modo che in questa regione le cose funzionino. Accadano velocemente, i trasporti aiutino quelli che devono spostarsi, gli ospedali quelli che devono sapere e devono curarsi, le università quelli che devono studiare, i trasporti quelli che devono anche spostare i beni prodotti dalle imprese. Però c'è bisogno di un potere che sta a capo e che se ne faccia carico. Io mi voglio fare carico di questo, ho bisogno però che tanti parlino di questa possibilità. Io ho tanti amici che mi sostengono, tanti, decine di migliaia di persone. Siccome questo è a turno unico, non si può sbagliare. Io ho conosciuto un amico a Pescara che voleva non fare il candidato per vincere, voleva fare il candidato, c'ha un nome e un cognome. Io non voglio fare il candidato, io voglio fare il candidato per essere eletto e fare le cose che servono alle imprese, alle famiglie, ai territori. C'ho bisogno che chi presidia gli uffici pubblici, molti dei quali sono qui, parlino di questa opportunità.
parlino anche del fatto che gli impegni che prendiamo li manteniamo, voi vedrete che cosa diventerà l'Abruzzo dal punto di vista proprio anche dei luoghi oggi trascurati. Ma vi rendete conto, in Abruzzo abbiamo circa 100.000 alloggi popolari, ma che senso ha tenerli alla proprietà pubblica? Diamoli a coloro i quali oggi sono conducenti privati, anche affaticati e affannati. Determiniamo una condizione per cui si trasferisca questa proprietà, probabilmente si determinerà anche un investimento minuto ad opera di quelle famiglie che ne diventeranno proprietari di quegli alloggi. Ma noi dobbiamo liberarci sia degli alloggi, ma ci dobbiamo liberare anche del patrimonio non abitativo di proprietà pubblica, regionale e comunale. Come faremo a fare in modo che anche i comuni seguano il nostro comportamento? Con la legislazione premiante. I comuni che non si liberano del patrimonio dato in uso alle famiglie non potranno partecipare ai bandi di riparto delle provvidenze comunali, delle provvidenze regionali. Cioè noi dobbiamo indurre il comportamento migliore, anche con leggi premianti. Ecco, questo lo faremo noi. La dottrina sociale della Chiesa parla della casa come un bene fondamentale del farsi famiglia. Perché una famiglia abruzzese che ha avuto meno opportunità non deve avere la possibilità di diventare proprietaria del suo ricovero abitativo? Quando 50-60 anni fa i socialisti di allora concepirono le case popolari, penso a Nenni, a Pieraccini, a Aldo Moro, ma anche ai illustri della sinistra di allora, penso a un grande ministro che si chiamava, dunque, uno era Gallo e uno era Sullo. Gallo era un ministro nel governo di solidarietà del 47. Quando si concepì l'alloggio popolare, doveva avere un termine il possesso e trasformarsi poi in proprietà. Ecco, quella è una cosa che va fatta subito: il patrimonio non abitativo di proprietà pubblica che venga data alle associazioni. Io quando passo in via Ferrari e vedo tutti quei metri quadrati di proprietà della ferrovia pieni di materassi e di ragnatele, quella è l'immoralità. Quella è l'immoralità. Tenere quella roba lì ferma e inutilizzata. Voi vedrete come sarà incentivato il comportamento virtuoso di chiunque. Però questo ha bisogno di uno sforzo da parte vostra. Io vi chiedo di far sapere che davvero noi opereremo da questo punto di vista. Faremo tornare le navi al porto di Pescara, ma renderemo il porto di Ottona un'eccellenza. Un'eccellenza. L'aeroporto di Pescara verrà dedicato per certe rotte, ma è immaginabile che da Pescara dall'Abruzzo non si possa andare in Germania, per esempio. È immaginabile una cosa di questo tipo. Quando la Germania ha l'hub del mondo, è un hub di spostamenti per il mondo. Io con tutto l'affetto che ho per Mostar e Međugorje, e va benissimo, ma non è che questo è l'aeroporto specializzato per il turismo religioso, nonostante che lì se potessero mi voterebbero pure. Ma noi dobbiamo per esempio connettere con la Romania, dove c'è grande parte della produzione di base dei nostri imprenditori. Non c'è un grammo di ragionamento su questo, e poi specializzare l'aeroporto per la manutenzione degli aerei, per esempio, e fare in modo che dall'aeroporto col treno si possa andare nel centro della città, così come dal porto si possa andare nel centro della città senza vedere questo via vai di valigie, di poveri diseredati quando hanno potuto scendere dalle diverse navi che conducevano dai per pescare. Faremo tornare i vettori, organizzando politiche di premialità anche lì, mettendo in competizione, ma anche qui non solo Mr. Ryan a fare i collegamenti, ma chiameremo anche le compagnie dei paesi arabi che hanno un sacco di soldi per dire: se venite, non vi facciamo pagare una lira di servizi di terra, ma non vi daremo una lira. Il massimo della flessibilità è quella lì, ma ci vuole un'attività di questo tipo che prenda in braccio le opportunità degli aerei. Io però ho bisogno che voi me ne facciate carico e ne parliate in giro. Vedrete quello che faremo per esempio all'indirizzo delle giovani generazioni. Noi organizzeremo una legislazione premiante secondo la quale l'impresa che accoglie presso di sé forme di apprendistato, di tirocini, di stage, di colloqui durevoli 180 giorni, quelli che potranno esibire che hanno accolto presso di sé giovani in attività di verifica concreta della formazione teorica assunta, verranno premiati dalla regione sul fronte di tutte le provvidenze che amministrano. Insomma, noi i 700 milioni di fondi FAS, ma anche i circa 470 milioni di fondi per lo sviluppo agricolo, li renderemo compatibilizzati con i comportamenti virtuosi delle imprese che dovranno dimostrare interesse ad accogliere presso di sé i ragazzi che hanno terminato la formazione teorica. Il bollino blu devono esibire. Devono esibire un bollino blu che non hanno mostrato disinteresse rispetto ai ragazzi. Tutto questo in Baviera si fa. Si fa anche nelle Marche. Si fa nella piccola
e quasi presepe Regione Umbra, perché qui non ce la dovremmo fare? La grande opportunità del terremoto dell'Aquila, per esempio, lì vale 8 miliardi di euro l'opportunità di cantiere di quella città. Perché non facciamo partire velocemente tutti i cantieri, andando a discutere con la Cassa Depositi e Prestiti che sia la banca unica che superi la triarticolazione da bilancio pubblico, assegnazione, competenze e cassa? Come ha fatto l'Emilia? L'Emilia ha detto: noi non ci vogliamo stare dentro, chiediamo che ci sia dentro la Cassa Depositi e Prestiti e superiamo la triarticolazione del bilancio pubblico in assegnazione, competenze e cassa, in maniera tale che si vada continuamente con una specie di rotativa senza ferma e senza posa. Qui in Abruzzo sembra quasi che nessuno se ne debba occupare se non l'affaticato sindaco dell'Aquila, che è nostro amico e mio sostenitore, ma si è notato che la regione non ha voluto fare nulla. Ho bisogno del vostro aiuto. Io che sarò riconoscente, come può essere riconoscente un presidente di regione quando poi si fa carico di aiutare il suo territorio? Io per anni ho studiato questa benedetta realtà, ho studiato i poteri della regione, ho studiato i punti di forza dell'economia e della società regionale. L'Abruzzo, salvo Emilio Mattucci, non ha avuto un'esperienza di governo regionalista. Ci fu una formidabile stagione allora, con Mattucci, con alcuni dirigenti, c'era un valente ufficio di presidenza del Consiglio regionale che produceva al meglio la legislazione regionale. Poi abbiamo avuto dei singoli bravi, c'è stato bravo Viserte, è stato bravo Luigi Borrelli, e poi faccio fatica a trovarne altre persone che hanno saputo corrispondere al bisogno che caratterizzava in quel momento la vita della regione. Noi abbiamo un patrimonio di infrastrutture fermo a 20-25 anni fa. Pensiamo al sistema del ferro di questa regione. In questo momento abbiamo in Abruzzo il numero 2 delle ferrovie, che si chiama Barbara Morganti, mi dice: ma Luciano, ma perché gli abruzzesi cambiano priorità ogni 6 mesi nelle ferrovie? E quindi non si fa niente. Il numero 1 della RFI, Rete Ferroviaria Italiana, di Sulmona, Maurizio Gentile, dice: fatemi essere utile per la mia regione, concordiamo cosa fare, facciamo una scelta, l'alta velocità, da Ancona che scenda fino all'Abruzzo e poi fino al Molise, facendo patto anche con il Molise. L'alta velocità è la rivoluzione, significa che tutto diventa possibile, anche andare a lavorare a Bologna, c'è una rivoluzione, andando a fidanzarsi a Bologna, visto che qui ci sono molti che si vogliono anche fidanzare due volte al posto di una, è possibile fare tutto e c'è la velocità e c'è il diritto agli spostamenti. Ma chi ci deve pensare? Io mi candido a farlo, mi candido ad assumermi la responsabilità, ad essere capito, ad essere giudicato, ad essere misurato, però mi serve il vostro aiuto. Come si comporta questo aiuto? Parlatene, fatevi vedere per chi ha un po' di tempo libero qui negli ultimi giorni, chi ha un po' di tempo libero, perché c'è tanto da fare, perché è una cosa impegnativa, perché si è programmato a Roma, ad opera di presuntuosi giornalisti, l'azzeramento della dignità della politica, per cui i partiti oggi sono delle presenze che assomigliano delle assenze. I partiti li abbiamo costretti a diventare filiformi. Nei fatti i partiti oggi sono costretti ad essere minoritari. Per fortuna che io ho messo in piedi 232 candidature. C'è un esercito di persone che per conto mio lavora in Abruzzo, altrimenti se dovessimo contare sulle strutture di partito non ci sono più, perché sono stati attaccati da tutti, demoliti da tutti. Questa riduzione di risorse organizzative, di visibilità, vedete voi un manifesto per la campagna elettorale dei partiti, non c'è, perché c'è stata una demolizione progettata. Allora adoperiamoci. Io voglio parlare anche tematicamente con ognuno dei vostri comparti, la provincia, il comune, la regione, soprattutto con la regione voglio parlare bene con i dipendenti della regione per cercare di capire quali sono anche le emergenze che hanno i dipendenti, perché so che ci sono partite esplosive riguardanti l'ente regione. Anni sedimentati di distrazione, contenziosi, diciamo, frutto del disinteresse e della distrazione. Io dovunque sono stato ho avuto prima di tutto il consenso dei dipendenti dove ho amministrato, ho determinato anche la progressione di carriera, di conoscimento di chi voleva sul piano della prestazione e della dedizione. Questo dico e che venga anche detto ai dipendenti regionali. Chiederò molto sul piano della dedizione lavorativa, ma daremo molto dal punto di vista anche del riconoscimento della dedizione e dell'applicazione lavorativa. Noi sappiamo che il reddito deve essere la conseguenza di una prestazione, ma sappiamo anche che molti prestano attività lavorativa anche con passione, e quello va riconosciuto.
Io conosco settori dell'ente regione che hanno per fortuna rimediato alla latitanza di idee della classe dirigente elettiva. Poi faremo su questo, anche aiutato da Enzo, da qualche altro amico che fa politica e che lavora alla regione, incontri puntuali che naturalmente non possiamo edificare questo pomeriggio perché purtroppo il tempo scappa e io ho già abusato rispetto a voi. Però vi voglio dire che mi candido per amministrare l'ente regione e la comunità regionale, mi candido per esercitare fino in fondo il potere dell'ente regione e mi candido per non dire mai non è di mia competenza, mai dirò questo, me lo hanno insegnato, mi ha convinto e lo voglio coltivare in ogni momento di questi 1800 giorni che ci riguarderanno. Da questo momento vi dico grazie perché avete accettato questo colloquio che ha visto me come protagonista parlante, vi dico che vi ricercherò per fare incontri puntuali di settore e tematici, vi chiedo datemi una mano, ritroverete questa fiducia con gli interessi. Fabrizio Paolini vi cercherà, se qualcuno di voi ha qualche ora di tempo libero, il che non significa tutta la giornata, fatevi vedere tra questa sede che è un po' Saxarubra e l'altra che è via Teleulada che sta in via Maruccini 9. Grazie di cuore, una grande stretta di amore.